Thank you.
Allora, il problema fondamentale di suonare in questo modo è un problema che non dipende dal sistema operativo, ma proprio diciamo, concettuale di hardware, e che è il problema di real time, nel senso che il segnale audio, io genero un segnale audio per la chitarra per il microfono, e che è analogico, e questo deve entrare nella scheda audio, che lo digitalizza, deve passare al computer, la CPU magari lo processa, fa delle cose, delle operazioni numeriche, il segnale per che corrispondono degli effetti, e poi appunto viene rimandata la scheda audio, che lo riconvertisce in analogico e lo manda all'amplificatore. E il problema è che tutto questo deve avvenire, questo è il problema fondamentale, che deve avvenire velocemente, nel senso di low latency, cioè che deve esserci una latenza di non più di 10 millisecondi tra quando io suono una nota sulla chitarra e quando esce alla fine della liturgia dell'amplificatore. Perché altrimenti non, l'esperienza non è, cioè non, è naturale suonare una cosa in cui io faccio una nota e l'audio corrispondente esce con un certo ritardo. E poi senza ritardo, nel senso che ad ogni passaggio, ogni processo che sul computer che maneggia l'audio deve farlo velocemente e in un certo, a un certo intervallo massimo di tempo in cui deve fornire l'audio, e se fallisce, se il processo richiede troppo tempo, si sentono dei, chiaramente dei buchi nell'audio, che sono detti X-Run in jack. Cos'è jack? Jack è sia un'app che un server, diciamo, si interfaccia con la scheda audio e permette ai programmi di acquisire e di emettere audio. I programmi che sono scritti con l'app di jack appunto hanno questa interfaccia comoda, e ha dei vantaggi: uno, che è flessibile, nel senso che ogni programma può avere un numero arbitrario di porte di entrata e uscita audio, e si possono fare connessioni arbitrarie tra gli input e gli output. Questa è una cosa che in altri sistemi anche proprietari non esiste, cioè esiste jack in realtà anche per altri sistemi, però i programmi proprietari di solito non lo usano. E vabbè, è veloce, nel senso che ho pensato, a differenza di ALSA, fin dall'inizio per applicazioni di questo tipo, real time, però per un programma appunto per essere usato in un contesto del genere non basta usare l'interfaccia jack, perché deve essere appunto il secondo passo, no, di quello che succede al segnale audio, che deve essere processato dalla CPU. Quindi, indipendentemente dal fatto che usi jack, il programma deve essere scritto secondo dei criteri, in modo da essere appunto veloce e non causare XR. E nel mio caso particolare, questo è il setup a livello hardware. C'è la scheda audio, che nel mio caso è anche particolare, questo di hardware fa anche dei tasti che, diciamo, le schede audio normali non hanno tasti e dai, in certo caso sì, ed è un pega l'interfaccia appunto tra il mondo analogico e il mondo digitale. Entra il segnale del microfono e la chitarra entrano nella scheda audio, vengono digitalizzati, vengono dati al computer, il computer è collegato tramite Bluetooth al mouse, che usavo per insieme usare il mouse e i tasti della scheda audio per controllare i vari parametri del software, e poi tutta questa cosa riesce dalla scheda audio verso l'amplificatore. E a livello di software invece diciamo, il cuore centrale di tutto è Non Session Manager, che molto semplicemente permette di, da un punto centrale, di far partire e chiudere molti programmi assieme. Se lo supportano i programmi, si può anche cliccare nell'interfaccia grafica, non c'è il tasto save, si manda il segnale save e automaticamente tutti i programmi salvano il loro stato. Questo sembra in un certo senso una cavolata, però in realtà è in un ambiente Linux dove c'è quella filosofia, non c'è sempre stata, del fare tanti piccoli programmi che fanno uno fa una cosa bene e poi usarli tutti assieme. Questo per un ambiente come la riga di comando ha sempre funzionato bene. Però nel mondo dell'audio appunto c'è sempre questo problema, che ci sono molti programmi, sì, c'è jack che in qualche modo li unisce tutti, però se uno vuole appunto avere un setup come questo, che non è proprio banalissimo, che insomma parecchi programmi che vanno assieme, diventa complicato ogni volta che uno apre la sessione, salvare, ricreare il collegamento ogni volta, sapere un po' di tempo. Con questo, con uno session manager, diventa questa complessità gestionale è notevolmente ridotta. Tra l'altro ce n'erano, non session manager relativamente giovane, penso a 1 o 2 anni, ce ne sono stati altri tentativi prima di questo, ma questo sembra quello, sia quello che dicono gli utenti che gli sviluppatori, sembra quello più funzionale, più semplice e migliore.
dal punto di vista delle connessioni, queste sono le connessioni jack, appunto, ci sono i vari programmi. Questo qui è l'entrata della scheda audio, questi sono il segnale del microfono e della chitarra, e poi lì alla fine a destra invece c'è l'uscita. E sì, i segnali blu sono audio, quelli rossi sono midi, e il microfono entra in jack rack, che è un host di... Vabbè, allora c'è un emulatore di CD3X, che è un emulatore di amplificatori valvolari per chitarra ed effetti, ed è qui in questa grafica GX Red Amp, poi vabbè, c'è quest'altra componente che non usavo, quindi non ha uscita. Sì, tra l'altro vedo che in questo screenshot che ho fatto, questa connessione penso che non ci sia poi in realtà nel setup, è sbagliato. Cioè il segnale allora entra dalla chitarra, entra in Guitar X, entra in HRAC, che è un altro processore di effetti, è un po' diverso come scopo da Guitar X, perché è molto... cioè proprio si può scegliere il diverso tipo di valvola che emula, invece HRAC è più concentrato sugli effetti, per fare effetti digitali, quel suono di chitarra strano che a un certo punto era fatto da HRAC. E poi vabbè, sì, c'è Jack Rack in cui passa il microfono, che è un host per plugin DAZPA, che è un plugin. E c'è Super Looper alla fine di tutto, che gestisce il loop audio, quindi puoi registrare, fare overdubbing, varie operazioni. Dal punto di vista MIDI invece del controllo, allora io ho usato Super Collider, che è un progetto molto ampio, un linguaggio di programmazione per sintesi audio e composizione algoritmica in real time. In realtà lo uso per uno scopo molto molto più ridotto, semplicemente perché permette facilmente di creare dei segnali MIDI da accessori HID, che serve Human Interface Device, che nel mio caso sono il mouse e i tasti della scheda audio, che vengono viste dal computer appunto come HID, e con Super Collider è facile fargli creare segnali MIDI. Siccome tutti gli altri programmi audio usano segnali MIDI, allora uso questo. E poi c'è il cervello centrale del MIDI, che è il MIDI DINX, con l'interfaccia Live DINX, che è quella che avete visto sullo sfondo dove ci sono le varie scene. E questo appunto fa da MIDI user processor, che permette di fare un sacco di cose a livello MIDI. Nel mio caso appunto c'è il segnale MIDI che c'è da Super Collider, che entra in MIDI DINX, poi MIDI DINX avrà uscita una per ogni altro programma, e posso appunto, cambiando scena MIDI DINX, e in realtà i tasti hardware mettono sempre lo stesso segnale MIDI, però da MIDI DINX, a seconda della scena, mi fa fare cose diverse. E vabbè, queste qua, dopo ci sono delle referenze, sono molto approfondite, c'è il wiki di Linux Audio, ci sono le mailing list, l'AO e l'AD, e il forum di Linux Music.